la fase più impegnativa, è la ricerca delle risorse più adeguate da visionare e poi da proporre agli studenti. Si deduce pure che le risorse vanno condivise tra docenti per creare proficui scambi di materiali tra i docenti. Le risorse sulla progettazione e la documentazione del corso sono condivise tutte sulla piattaforma Indire, mentre i docenti corsisti hanno usato, per esempio, Drive, Edmodo, Moodle per lavorare con gli studenti. Sulla piattaforma Moodle del mio istituto sono stati illustrati a titolo esemplificativo contenuti didattici digitali relativi ad esperienze innovative. Questa mappa per soffermarmi sul fatto che le risorse possono essere di appartenenza personale del docente, ma anche dei colleghi che tra di loro si sono scambiati degli lavori interessanti e poi anche degli alunni, perché quei lavori validi che scaturiscono dall'esperienza di Flipped o anche da altre esperienze innovative, fatti vedere in un'altra classe, suscitano sicuramente molto interesse, perché fatti da coetanei. Le risorse poi sono tutte modificabili, riutilizzabili. Analizziamo il nostro punto di partenza. Ho creato una griglia di progettazione guidata, cioè formata da una parte fissa con un ventaglio di indicazioni didattiche e idee da scegliere e da una parte mobile con contenuti e documentazione da inserire. I docenti corsisti hanno quindi iniziato la sperimentazione compilando questa griglia. Poi ho strutturato una griglia più semplice, in maniera che una volta acquisita la metodologia, le persone che vogliano archiviare la traccia del proprio percorso siano più agevolate in futuro. Quali sono le indicazioni, gli indicatori della griglia? Beh, innanzitutto informazioni di base sulla scuola, sui docenti, sui tempi, contenuti e contestualizzazione dell'attività, prerequisiti, metodologie e competenze coinvolte, setting d'aula, documentazione, percorso didattico e sequenza delle attività di Flipped. Questa è, a titolo esemplificativo, una delle pagine della griglia. Una volta che uno l'ha compilata, ha il percorso di lavoro ben chiaro. All'inizio di ogni attività Flipped, ciascun docente ha dato agli studenti delle rubriche affinché si formassero subito la consapevolezza delle consegne e anche delle proprie responsabilità in gioco. Sono trasversali di autovalutazione o anche presentazioni multimediali a rubriche per una corretta produzione di presentazioni. Questo, per esempio, è una rubrica di autovalutazione, come indicatori abbiamo motivazione al lavoro di gruppo, curiosità, come si visionano e si ricercano le informazioni nel web, capacità di analisi e individuazione delle informazioni essenziali e loro rielaborazione, presentazione dei lavori alla classe, disponibilità ad imparare nel lavoro di gruppo. Vediamo un po' la tipologia generica della documentazione elaborata dagli studenti nei poli tecnico-professionali. Abbiamo diviso le parti in due, la parte pratica e organizzativa, cioè la produzione di mappe, schemi, brainstorming, appunti, domande, selezione dei contenuti dei materiali forniti o trovati nel proprio gruppo e in un secondo momento appunti e schemi dei lavori presentati dagli altri gruppi che comunque vanno conosciuti. La seconda è la parte produttiva ed espositiva, con rielaborazioni e presentazioni digitali in formati vari, PowerPoint, Movie Maker, Prezi, Word, concernenti, riflessioni, dibattiti. Qui abbiamo lavorato soprattutto con la creatività, quindi sono stati fatti anche giornalini online, interviste, cartelloni, realizzazioni musicali, immagini rielaborate e altro ancora. Il tutto corredato da foto e video per documentare l'attività. Durante il corso un quesito ricorrente tra i docenti corsisti è stato: qual è l'interazione tra la documentazione e la valutazione?
Posto che la valutazione si intende in itinere, nella classe, nella flipped e con feedback immediato, perché noi docenti giriamo tra i banchi e aiutiamo i ragazzi, soprattutto se trovano delle incomprensioni. E quindi, considerata la documentazione come nella slide precedente, io posso valutare con voti specifici la fase pratica e poi anche la fase della presentazione digitale dell'esposizione. È la fase degli approfondimenti autonomi, perché spesso i ragazzi vogliono approfondire da soli, e la fase della valutazione sommativa. Poi eventualmente c'è anche l'autovalutazione finale del percorso con griglie. Il tutto con una valutazione altamente personalizzata, con questo metodo. Alcune parole chiave del nostro corso. Beh, soprattutto l'entusiasmo, perché se noi docenti crediamo veramente di far qualcosa di particolare nel nostro piccolo, dobbiamo comunque farci vedere convinti e anche creativi, cercare di suscitare fiducia reciproca, collaborazione, condivisione, impegno, conoscenze, competenze, perché non c'è competenza senza conoscenza, e il tutto nel fatto che lo studente è veramente centrale, il protagonista di una didattica attiva e innovativa che punta alla personalizzazione in spazi flessibili per l'apprendimento più che per l'insegnamento, con la presenza di device. I docenti corsisti evidenziano pro, contro e propositi. In un dialogo tra di noi abbiamo pensato che l'esperienza è stata molto positiva, perché i ragazzi hanno mostrato interesse, sono stati propositivi per la flipped, creativi, collaborativi, e sono, questi requisiti sono risultati efficaci anche per il progetto alternanza scuola-lavoro. E hanno sperimentato con piacere nuovi modi di ricercare, hanno sentito la nuova metodologia più attuale, più vicina al loro vissuto, e hanno dimostrato anche abilità nell'uso del device. Alcuni alunni però faticano a collaborare, si è detto soprattutto in quarta e quinta superiore diventano più individualisti e quindi meno disponibili alla condivisione. In alcuni casi hanno lavorato sui soliti ragazzi, in caso di assenze o di dispersione scolastica in alcuni gruppi si sono trovati soli in due. È stato difficoltoso l'uso dei device perché mancanti in varie scuole o a volte anche a casa. I propositi allora nostri del gruppo: lavorare più spesso con la modalità flipped classroom, sia per argomenti ampi che brevi, perché aumenta l'attenzione. Bisogna coinvolgere dei colleghi del consiglio di classe, uno o due in più rispetto a noi, insomma, sarebbero importanti. Creare piccoli gruppi, ma dove c'è dispersione scolastica, puntare a gruppi di 5 o 6 studenti. Chiedere ai dirigenti di acquistare materiale tecnologico, questa deve essere una domanda ricorrente. Evidenziare il fine didattico del web con la flipped classroom, affinché gli studenti usino anche il cellulare, se non hanno il computer a casa, perché il cellulare l'hanno pur sempre. I docenti raccontano le proprie esperienze. Io ho inviato ai docenti corsisti due slide da compilare, quindi ringrazio tutti i docenti che mi hanno inviato compilate e mi hanno fatto sentire in primis la loro esperienza e la loro voce. Quindi adesso loro, attraverso la mia voce, raccontano un po' le proprie esperienze. Hanno frequentato il corso docenti di italiano, di storia e filosofia, di lingue straniere, di diritto ed economia. I docenti disseminatori hanno coinvolto anche alcuni consigli di classe e collegi docenti. L'ambiente di riferimento per la nostra documentazione è la piattaforma Indire. Molti hanno inviato del materiale, insomma c'è materiale molto interessante, tutti hanno fatto dei lavori davvero interessanti. Iniziamo con la professoressa Micillo Filomena dell'ITIS Galileo Galilei, che ha svolto un'attività su Giovanni Boccaccio, il Decameron, per un totale di 20 ore, gruppi di 3-4 studenti, con inquadramento dell'autore, dell'opera, dei temi, dei testi scelti, dei personaggi, di eventi o situazioni collegate al contesto attuale, e produzione di presentazioni di analisi critica e morale su alcune novelle del Decameron. Questo è un lavoro
che può servire, sono quei lavori che possono servire anche in altre classi. E gli alunni hanno partecipato con entusiasmo, hanno acquisito conoscenze nuove e soprattutto aumentato la motivazione verso lo studio della letteratura italiana e migliorato anche l'autostima con questa modalità flipped. E si sono relazionati meglio tra di loro. I contro sono delle carenze di attrezzature informatiche a casa degli alunni svantaggiati economicamente. Poi il metodo sicuramente richiede una costante messa a punto di un sistema di valutazione. Questo è un esempio di una slide di un lavoro fatto in PowerPoint, ce ne sono tanti, sulle varie novelle. La professoressa Paola Calloni, docente di diritto ed economia presso l'ITIS Marconi, ha svolto un'attività dal titolo Il bilancio familiare. È un'attività con quattro gruppi, gli alunni hanno elaborato un bilancio familiare, per esempio con un piano dei conti delle spese di un'ipotetica famiglia o con il conto corrente considerando le spese previste dal bilancio familiare, riflettendo su concetti di reddito, consumo, risparmio, investimento. L'approfondimento è stato finalizzato alla partecipazione della classe a un concorso con scadenza a fine maggio organizzato dall'Osservatorio Permanente dei Giovani Editori e all'interno del progetto Il Quotidiano in Classe. L'organizzazione del lavoro attraverso la piattaforma Moodle ha dilatato i tempi di attenzione per la materia, che prevede solo 2 ore settimanali. Quindi i ragazzi hanno lavorato di più, hanno approfondito meglio e hanno preso fiducia in se stessi anche per le verifiche formative e sommative, che sono state vissute con minore ansia. E è mancato il coinvolgimento di altri docenti, questa come criticità, perché l'attività non è stata condivisa nel consiglio iniziale, l'impegno a casa è stato crescente, non tutti subito hanno percepito l'innovazione, però insomma il lavoro è stato molto apprezzato. Questa è una slide di uno dei vari lavori in cui i ragazzini si sono chiesti come si realizza un bilancio familiare, per esempio. E quindi ci sono anche dei link per dei documenti Excel sulle uscite mensili, annuali, piano dei conti, insomma. Quindi hanno fatto proprio un lavoro partendo dalla propria famiglia, ecco, quindi dalla propria esperienza. E la professoressa Donatella Piccini dell'ITIS Marconi ha svolto un'attività di storia sui viaggi di Colombo e le civiltà precolombiane. Questa attività è in itinere, molti docenti hanno pensato di continuare, non hanno visto nel 31 maggio oggi un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per continuare questa esperienza di Flipped che ha avuto risultati soddisfacenti e quindi continuano le esperienze, continueranno, questi sono i propositi. Con l'attività proposta gli studenti hanno appreso, approfondendole, le caratteristiche culturali, storiche e politiche delle civiltà precolombiane, approfondendo le tecniche di navigazione e le caratteristiche etniche dei popoli precolombiani. La modalità Flipped inoltre è stata applicata a delle attività per il progetto di alternanza scuola-lavoro, perché in questa classe piuttosto rumorosa, con poca capacità di attenzione, invece si è visto che la Flipped ha dato una marcia in più e quindi è stata utilizzata anche per altre attività. La professoressa Amanda Dabizzi, docente di italiano, ha parlato della figura di Didone nell'Eneide di Virgilio e l'inquadramento dei brani scelti all'interno dell'opera sono stati in due tematiche, Didone innamorata e Didone abbandonata, con analisi in un gruppo del personaggio Didone nella sua trasformazione psicologica e nell'altro Didone nella letteratura, nell'arte, nella musica dei secoli successivi. Questo è un esempio di lavoro che è stato fatto dove c'è ovviamente l'unione tra cartaceo e digitale.
La professoressa Roberta Pace dell'Istituto Giotto Ulivi ha trattato della civiltà greca dallo splendore del V secolo all'impero macedone, con approfondimenti su varie tematiche, con attenzione al lessico, in particolare visione di documentari didattici da cui sono state tratte dei questionari. Poi è stato fatto un diario di bordo quotidiano dell'attività e con presentazioni e registrazione delle esposizioni per la realizzazione di un podcast di supporto allo studio individuale. Punti di forza registrati, molto impegno da parte degli studenti e soprattutto abitudine al rispetto delle consegne, alla cooperazione, alla gestione autonoma degli argomenti, e il fatto di far convergere la pratica quotidiana degli strumenti digitali e della navigazione in web verso un loro utilizzo accorto e funzionale. Le criticità, è una progettazione più numerosa da parte dei docenti, con una necessità di strumenti di osservazione del lavoro di gruppo più efficaci per ridurre la dispersione e il disequilibrio nel lavoro di gruppo. Il materiale prodotto non sempre è stato utilizzabile per le ricerche individuali. Questa è una slide tratta da vari PowerPoint su Atene e la civiltà greca. Questa è un'esperienza che ho fatto io nella mia scuola, dal titolo Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Da qui si è tratto un prezi unitario con tutti i lavori linkato. È stata un'attività abbastanza corposa, nata dall'interesse dei ragazzi verso l'epica cavalleresca. È stato strutturato un percorso sull'Orlando Furioso, sui principali nuclei tematici, personaggi. Si è parlato degli eventi su Ariosto nel 2016 e anche è stata compresa la visita alla mostra di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, con approfondimenti autonomi che i ragazzi hanno fatto sulla mostra, interviste varie, uno spettacolo a teatro sull'Orlando Furioso e una festa di carnevale a tema sull'Orlando Furioso. Il lavoro è stato corposo e quindi ci sono state varie espansioni. Ha avuto valenza di inclusione e anche di recupero e potenziamento, quindi abbiamo lavorato su tutti i livelli. Il contro, all'inizio alcuni studenti non si sono impegnati in modo collaborativo e produttivo, ma sono stati rimproverati immediatamente dai loro coetanei che non volevano lavorare di più e quindi tutti dovevano collaborare. E lo studio sommativo per alcuni solitamente passivi, quello rimane un punto problematico. Ecco, questo è l'aspetto del prezi unitario che è stato fatto su Ariosto. Adesso vi presento la professoressa Monica Del Padrone, che ha fatto un'attività molto affascinante su Dalì e il sogno del classico. Insegna spagnolo al Polo dell'Istruzione Tecnica e Professionale Barsanti Salvetti di Massa. Buongiorno a tutte e a tutti, tanto spero vi siate ripresi dal pranzo, avete preso un caffè. Esco un attimo dalla presentazione e il lavoro che ho svolto in una classe di sociosanitario, l'indirizzo della mia disciplina, è stato insomma abbastanza corposo, ho impegnato varie 2 mesi, quindi una ventina di ore, ed è slittato per problemi di cui abbiamo sentito parlare molto in mattinata, che è appunto dispersione, nonché alunni problematici e anche capacità di avere i dispositivi a casa, quindi queste sono un po' le problematiche riscontrate all'inizio. Le griglie postate dalla dottoressa Vantini sono state utilissime e le ho usate appunto in fase di progettazione che vi mostro. Non c'è più. Sì, okay.
Intanto vi racconto, è una quarta che ha molti alunni, sono 26. Di questi per dispersione già ad aprile non ne avevamo più 5. E di questi 21, altri 2 o 3 hanno già deciso che non si ripresenteranno. Quindi insomma il problema, soprattutto nella mia provincia che è di Massa Carrara, abbiamo un livello di dispersione del 30%. Quindi sulla Toscana incide molto, che invece è appena dal 15, e quindi l'intervento della dottoressa Panzavolta di stamani era molto pertinente alla nostra situazione scolastica, a maggior ragione perché comunque siamo la scuola destinataria dopo che molti alunne ed alunni hanno girato 3 o 4 scuole della provincia, quindi è una situazione difficoltosa. Proviamo a rivedere se parte, ma io non credo. Ho nella chiavina il... Sì. Questa mattina andava, l'abbiamo provato, ma poi sono i misteri della tecnologia. Quindi... Si sta caricando, ci mette un po' troppo, sinceramente. L'avevo scaricato, quindi speriamo che questo funzioni. Vi spiego un po' cosa abbiamo, come ho deciso di lavorare. Facendo spagnolo in un istituto di questo tipo, il loro livello di attenzione è praticamente nullo. Abbiamo approfittato di una mostra che si svolgeva a Palazzo Blu, il fatto che alcune quinte fossero state coinvolte alla visita, e quindi ho ideato, anche con l'aiuto delle colleghe italiane di psicologia generale applicata, una unità didattica che appunto prendeva spunto dalla mostra che era Da lì il sogno del classico e si addentrava nella vita, ma soprattutto nella mente di Da lì, tenendo in conto appunto il criterio della interdisciplinarietà. Proviamo se... Ok, queste sono le famose griglie di progettazione che ho seguito e appunto raccontavano un po' l'utilizzo delle aule, per fortuna abbiamo un'aula linguistica e anche dei laboratori di informatica, ma l'assenza quasi totale di dispositivi a casa, e quel famosissimo BYOD di cui si parla, quindi Bring Your Own Device, è difficilmente utilizzabile perché molti alunni non hanno wifi o non hanno la possibilità comunque di portare a scuola alcune i loro dispositivi. Qui è un po', insomma, l'idea è stata appunto di partire da qualcosa di accessibile, che era una canzone. Meccano, che sono un gruppo abbastanza famoso in Spagna, ma sconosciuto qui, ha fatto una canzone su Dalì nel lontano 89, quindi poco prima che lui morisse, e ci ha dato lo spunto per approfondire una canzone in cui parlava della sua vita e della biografia. Appunto qui ho messo che abbiamo partecipato anche alla mostra, e diciamo che il progetto si è sviluppato anche grazie al contributo degli alunni. Io avevo scelto un video iniziale per presentargli la canzone, ed era un video costruito da una ragazza illustrando tutto quello che la canzone diceva. E quindi insomma siamo partiti dalla canzone che è stata tradotta, e mi è stato utile soprattutto per me ma anche per loro avere un foglio di lavoro, anche questo l'idea data da Elena, che avessero molto chiaro quello che ci si aspettava da loro, quindi non solo le griglie condivise che abbiamo visto prima di valutazione e autovalutazione, ma soprattutto tutte quelle che erano le fasi del lavoro. Questo a loro ha permesso di avere chiaro tutto il percorso. La modalità flipped è stata usata poco, devo dire, per i problemi di cui vi dicevo prima,
e ho usato molto le immagini. La canzone ci è servita da spunto per lavorare sul lessico e le parole chiave. Di Dalì è stata divisa a gruppi, e quindi vedete qua i colori, e ogni gruppo con modello Jigsaw e quindi Cooperative Learning è stato, come vediamo dalle foto qui, protagonista quindi del proprio apprendimento. E anche la destrutturazione dell'aula, il primo giorno che gli ho spostato i banchi e gli ho spiegato col foglio di lavoro quello che dovevano fare, sono rimasti un po' spaesati, ma poi questo modo di lavorare, insomma, gli è tornato molto utile, e fra di loro, insomma, venivano subito fuori i soliti lavativi o lavative, che quindi l'interdipendenza positiva, quando veniva a mancare, erano i loro i primi ad essersene resi conto. Ho usato Google Drive come piattaforma per condividere e caricare le cose, ed anche un gruppo Facebook segreto che io ho con tutte le mie classi, perché comunque loro sono su Facebook e mi torna bene poter comunicare con loro in maniera veloce, quindi con il permesso dei loro genitori, ma comunque una cosa che vediamo solo noi, comunichiamo solo in lingua. Questo mi serviva come strumento di stimolo, poco utilizzato, però immediato. Se dovevo dire caricate sul gruppo di Google Drive la cosa che dovevate fare piuttosto che altre. Loro hanno riscritto al PC la canzone traducendola, quindi il lavoro sulla lingua, e da lì poi con la professoressa di psicologia e di italiano hanno lavorato sulla biografia e sul surrealismo come movimento artistico letterario, quindi l'inconscio, quindi Freud, e si sono abbastanza appassionati a questo argomento. Scusate il... Dal video che avevamo visto all'inizio abbiamo deciso poi di tradurre in immagini visive quello che c'era scritto nella canzone. Quindi qui ad esempio c'era delirio colorista e colirio oculista, e gli è venuto l'idea di cercare delle immagini, appunto, sia di Dalì che anche altre, che rappresentassero quello che la canzone esprimeva. Ci sono altri esempi. Questo primo lavoro fatto a gruppi ha sofferto della la dispersione e l'assenteismo di molti, quindi gruppi da quattro si sono ritrovati spesso da soli, hanno dovuto rimescolarsi, e quindi rifarlo lo farei con gruppi più numerosi, anche se poi lì c'è il cosiddetto effetto imboscamento, per cui se te non vuoi lavorare non lavori, però insomma forse era più produttivo. E c'è stato un bel lavoro di riscrittura, quindi hanno presentato i lavori, e siccome queste foto sarebbero poi state quelle scelte per montare sul video, che poi vi farò vedere alla fine, fra di loro c'è stato molto scambio di opinione, quindi no, questa foto qui non mi rappresenta i versi della canzone, secondo me andrebbe, e quindi anche a livello di competenze sociali e civiche è stato molto importante, anche di superamento di conflitti in una classe piuttosto conflittuale, e anche di, insomma, riuscire a trovare un accordo. Queste sono immagini che poi rivedrete montate. Questa ad esempio è una delle immagini che era stata scelta per far vedere la vecchiaia di Dalì. Gli alunni l'hanno bocciata, e quindi il gruppo si è rimesso alla ricerca di nuove immagini per arrivare a soddisfare quello che gli altri chiedevano. Un'altra interessante è questa sulla lavatrice di Dalì, perché qui vedete versi della lavatrice. Dalì si decolora perché questa lavatrice non distingue i tessuti, e questa immagine non soddisfaceva, quindi siamo arrivati a questa, che graficamente non è bella, ecco, possiamo dirlo, però l'hanno fatta loro con Paint, con i programmi a disposizione a scuola, che sono veramente minimal, se possiamo usare un eufemismo, e quindi da questo siamo riusciti, insomma, a estrapolare delle immagini a montare sul testo. Il lavoro ve lo faccio vedere in fondo, vi dicevo solo che abbiamo lavorato sulla biografia, quindi l'utilizzo della lingua, sui passati, sulla riscrittura, e loro stessi hanno fatto le domande per la verifica, seguendo lo spunto di molti altri colleghi che in piattaforma avevano caricato sia diari di bordo che interviste che domande sulla verifica, e quindi si sono divisi in gruppo e hanno scritto su Google Drive direttamente le immagini. Quindi avevano già le domande, nonostante questo ci sono state insufficienze come prevedevo, però
ho scelto dalle loro opzioni. Ok, questa è la gita a Pisa, quindi Palazzo Blu e il gruppo classico, anche lì diviso è venuto 10 su 24 alla gita. Quindi. Eccoci. Ora vi lascio con il video finale della canzone. Abbiamo, ecco, per montare il video siamo ricorsi a un esperto esterno, ovvero il fidanzato di una mia alunna, perché a scuola non c'erano le competenze, quindi io un altro argomento su cui batterei molto è che spesso da noi alle superiori arrivano analfabeti dal punto di vista dell'uso delle nuove tecnologie. Nonostante abbiamo lezione di trattamento testi piuttosto che altre materie che sono attinenti allo sviluppo delle TIC, e quindi noi che usiamo le TIC difficilmente siamo in grado, comunque abbiamo il tempo per aiutarli a sviluppare questi progetti. Quindi quando ci chiedete di realizzare prodotti o ci chiediamo noi stessi di realizzare prodotti, ci scontriamo, almeno io spesso, con questa poca capacità informatica. Mi hanno presentato neanche PowerPoint ma fogli di Word in cui attaccavano immagini, perché no, PowerPoint cos'è? E quindi insomma in quarta superiore è difficile poi riuscire a trovare una chiusa, insomma. E ringrazio, vi lascio col video così finisco. Ringrazio, approfitto per ringraziare la tutor che è stata veramente fantastica, e anche i colleghi che ci hanno presentato dei lavori bellissimi da cui ho preso molto spunto. Speriamo che questo funzioni. Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora, porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta de un genio salvador, Dalí. Bigote rococó, ¿dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada ques. Si te reencarnas en cosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas
L'ultima cosa da aggiungere, per loro è stato bellissimo avere il video, quindi erano felici, mi hanno chiesto: ma lo davvero presenta, perché noi non possiamo venire quando lei lo presenta? Erano super emozionati. Mi hanno anche chiesto se vince qualcosa, gli ho detto no, perché l'indire non paga neanche niente, e quindi sono rimasti. Però ecco, avere un video su YouTube è stato per loro molto motivante.